bentornati sul mio canale, io sono Martina e oggi sono qui per fare il warm up di ottobre e la TBR di novembre. Direi di iniziare subito mostrandovi i libri che ho letto a ottobre e devo dire che sono molto contenta perché sono riuscita a seguire molto bene la mia TBR, cosa che non succedeva da un po' di tempo, e ho aggiunto semplicemente una lettura. Ovvero il primo volume del manga Orange di Ichigo Takano. Mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato molto carino, delicato e romantico per alcune cose, ma non eccessivamente, cioè niente di smielato, perché io non sono una gran fan dei romance, ma questa storia mi ha commosso tantissimo e sono molto curiosa di andare avanti a leggerla. È composta da 5 volumi, quindi per me è il perfetto numero per un manga. È la storia di questa ragazza che inizia a ricevere lettere da se stessa nel futuro, ovvero dopo 10 anni dalla vita che lei sta vivendo, ovvero una sedicenne, ai suoi amici, le sue compagnie, fino a che un giorno, lo stesso giorno in cui riceve quella lettera, arriva in classe un nuovo studente che in un certo senso sconvolge un po' la sua vita e la sprona ad essere diversa, a cambiare, sia per la lettera che gli dà dei consigli di fare o non fare determinate cose di cui lei ha rimpianti, e sia perché ben presto capisce di essere invaghita di questo nuovo compagno di classe, che però nasconde qualcosa e lo si capisce subito, fa fatica a legarsi con gli altri, ad aprirsi, e l'unica con cui sembra veramente tenere ad avere un rapporto è appunto la protagonista. L'ho trovato veramente molto carina e se siete alla ricerca di una storia molto dolce e simpatica ve la consiglio. Successivamente sono andata avanti a leggere la saga di L'amica geniale di Elena Ferrante con Storia di chi fugge e chi resta. Dell'amica geniale uscirà a breve un video in cui ve ne parlo molto bene, vi dico le mie quelle che sono state le mie sensazioni, qual è il mio parere su tutta la saga, quindi non mi dilungo tanto in questo video perché ne vedrete un video molto più completo prossimamente sul mio canale, l'ho già girato, ma devo dire che questo libro, a differenza dei primi due, mi è piaciuto, ma gli ho dato 4 stelline invece di 5. Rimane comunque un libro straordinario che è impossibile lasciare andare, che ti tiene incollato alle pagine, però c'è qualcosa che manca rispetto ai primi due. Non so neanche dire di preciso che cos'è, ma in ogni caso rimane un proseguo della saga veramente molto molto bello. In seguito finalmente ho letto Un polpo alla gola di Zero Calcare. Sapete tutti quanto amo in questo autore, ma di quanto sono anche indietro con le sue graphic novel. Un polpo alla gola era una delle letture che volevo assolutamente fare nel 2016 e per fortuna questa ce l'ho fatta. E niente, mi è piaciuto tantissimo, l'ho trovato veramente intelligente, divertente, ma anche mi ha fatto riflettere anche su tante cose. È un libro, è un fumetto che percorre tre diverse tappe dell'età di Zero Calcare, lui da bambino, adolescente e adesso adulto che si affaccia al mondo del lavoro. E tutto gira intorno a quelli che sono i rimpianti che possiamo avere da bambini, a quella che sono le persone che ci segnano, ci lasciano qualcosa nel corso della nostra vita, e tutto gira a livello della trama intorno a un mistero che loro scoprono da bambini e che indagheranno fino all'età adulta senza arrivare in realtà a una soluzione, ma semplicemente ricordandosi tutti quei legami che si sono formati da bambini e che si formano quando siamo piccoli e che in un modo o nell'altro ci segnano e rincorrono per tutta la nostra vita. Mi è piaciuto tantissimo, ovviamente anche i disegni, Zero Calcare è geniale come sempre, a differenza di La profezia dell'armadillo, questo è in bianco e nero, ma devo dire che secondo me è proprio perfetto in quanto è in bianco e nero e, che dire, un altro assoluto capolavoro. Altra lettura che faceva parte della mia TBR è stata La strada di Cormac McCarthy, di cui ho fatto una recensione sul mio canale, ve la lascio qui nelle info, e sono stata molto contenta di aver letto questo libro. Ammetto che mi aspettavo qualcosa di più, ma non sono rimasta assolutamente delusa. È un libro eccezionale che consiglio a tutti di leggere e se volete sapere il perché vi rimando al video, non perché per le visualizzazioni, ma più che altro perché non riuscirei a ripetere quello che ho detto quel giorno. Avevo appena finito di leggere il libro, ero tornata all'università e ho dovuto girare quel video, avevo bisogno di comunicare le sensazioni che mi aveva lasciato, quelle sensazioni così profonde, confuse, che Strada mi ha comunicato, e non riuscirei a ripetermi nello stesso modo con la stessa efficacia.
quindi appunto vi rimando al video, ma ve lo assolutamente consiglio. Se l'avevate in programma di leggerlo, nella lista dei desideri o qualsiasi cosa, vi raccomando di sbrigarvi a recuperarlo perché non ve ne pentirete. E poi arriviamo all'ultimo volume della saga dell'amica geniale, ovvero Storia della bambina perduta, che dire, un finale assolutamente degno dell'amica geniale di Elena Ferrante. Come il volume precedente gli ho dato 4 stelline, ma mi è piaciuto tantissimo. Mi ha lasciato molto confusa e ci ho pensato e ripensato per giorni. Non sono riuscita a farmi uscire dalla mente questi personaggi, questa storia che è così vera, così reale, da lasciarti senza fiato. Elena Ferrante è stata in grado in questi 4 volumi, in queste 2000 pagine più circa, di creare un mondo, di creare delle persone assolutamente reali, difficilissimo. È stato difficilissimo scindermi da questa storia e vederla da una prospettiva esterna. Mentre leggevo tutti i volumi, tranne forse il terzo e la prima metà di questo libro, mi è sembrato come se Elena Ferrante fosse in realtà una persona fisica davanti a me che mi stesse raccontando una storia, con gli occhi di Elena, la narratrice, protagonista di questo libro, e che mi raccontasse tutta la sua vita. Parlasse dei suoi dolori, dei suoi errori, delle sue gioie, dei risultati che ha ottenuto e ha raggiunto, e tutto è stato veramente accompagnato da una narrazione, una scrittura meravigliosa. Vorrei assolutamente recuperare il libro che si chiama La Frantumaglia, se non erro, sì, che è praticamente un libro sulla sua scrittura, ma in realtà vorrei riuscire a recuperare tutto quello che Elena Ferrante ha scritto e spero il prossimo anno di riuscire a farlo. È uno dei progetti di lettura che ho intenzione di sviluppare nel 2017, anche se ovviamente sono progetti di lettura che poi si vedrà se andranno a buon fine, dato che io teoricamente l'anno prossimo dovrei anche laurearmi. Poi, altra graphic novel letta questo mese è stato Il Porto Proibito di Teresa Radice e Stefano Torconi. Tra l'altro, Bao ha appena comunicato che nel 2017 uscirà una nuova graphic novel di questi due autori e non vedo l'ora di leggerlo. Il Porto Proibito mi è piaciuto tantissimo, ero molto titubante ad affrontare questo libro perché sapevo che c'erano tantissime recensioni positive. Tantissime persone l'avevano apprezzato, amato e avevo il terrore che non riuscisse a coinvolgermi o a piacermi quanto gli altri utenti, altri lettori dicevano, affermavano, perché ho sempre paura di partire con delle aspettative troppo alte. E in realtà mi ha stupito tantissimo, è un libro meraviglioso soprattutto per chi come me ama la navigazione, il mare. Io fin da piccola sono molto affascinata da, diciamo, le avventure marinaresche e questo, diciamo, mondo, e non lo so, mi ha lasciato veramente contenta. Non sono riuscita a piangere, non mi sono commossa così tanto, però è una storia che veramente vi scalda il cuore. Io ve la consiglio assolutamente sia per la storia, ma soprattutto per i disegni, che sono stati qualcosa di meraviglioso, fatti a matita in bianco e nero e sono veramente stupendi. Super dettagliati, è stato veramente un piacere anche visivo leggere questa graphic novel. Ultimo libro letto questo mese è stato Le ceneri di Angela di Frank McCourt. Questo mese è stato dominato da letture veramente devastanti, e di certo Le ceneri di Angela si aggiunge alla lista e tra l'altro, a differenza di tutte le altre, è una storia biografica. È la storia dell'infanzia e inizio adolescenza dell'autore, che passa la sua infanzia in Irlanda dopo essere nato in America, con un padre alcolizzato che non riesce mai a trovare o tenersi un lavoro, una madre disperata che ha perso tre dei suoi figli. Una donna che cerca di sostenere e portare avanti questa famiglia, ma non ha i mezzi, le possibilità e neanche la forza per farlo, e di Frank, appunto l'autore, che è il figlio maggiore. Frank mi ha commosso tantissimo perché è un bambino e poi diventerà un adolescente che rinuncerebbe a il suo individuo per la sua famiglia. Fin da piccolo lui vuole lavorare
per poter portare a casa quel poco di paga per permettere alla loro famiglia di vivere anche un minimo più agiatamente e successivamente, anche quando riuscirà a raggiungere un obiettivo suo personale, continuerà a pensare alla propria famiglia, a sua madre, ai suoi fratelli, e è una cosa che mi ha commosso tantissimo, è questo rapporto con Frank e i suoi fratelli e sua madre, e questa costante sofferenza. In questo libro tutte le sofferenze portano Frank a ragionare, a riflettere sulla sua situazione, a riflettere sul mondo e su quello che sta succedendo. È stato un libro veramente emozionante. E lo consiglio caldamente a chiunque voglia leggere qualcosa di vero, reale e profondo. Mi ha veramente colpito, quindi assolutamente promossa anche questa lettura. Passando invece alla TBR del prossimo mese, il primo libro che voglio assolutamente leggere è un manga che mi è stato consigliato da Valeria del canale Chi legge trova, che vi lascio giù nell'info box, e vi consiglio assolutamente di andare a vedere il suo canale perché i suoi video sono meravigliosi e lei è veramente dolcissima. Abbiamo fatto anche una collaborazione insieme, nel caso ve la nelle info. E il libro che mi è stato consigliato è un manga ed è Okusaki. Voglio assolutamente leggere questo manga che è autoconclusivo e bello, bello pesante, diciamo, a livello di numero di pagine, bello sostanzioso, perché a novembre vado a vedere a Milano a Palazzo Reale la mostra di Okusaki e sono veramente curiosissima di sapere di più su questo autore, quindi prima di andarci voglio leggere questo manga. Io ve lo consiglio, i disegni mi piacciono tantissimo, poi ve ne parlerò magari meglio in futuro, non lo so, mi ispira tantissimo e tra l'altro dovrei iniziarlo giusto oggi mentre sto girando e niente. Poi, visto che sono stata molto contenta di essere riuscita a recuperare un'autrice italiana come Anna Ferrante, finalmente mi sono decisa, dopo circa 10 mesi che possiedo questo libro, che avevo recuperato dalla libreria di mia nonna. Ho deciso appunto, come dicevo, di leggere Gomorra di Roberto Saviano. Quanto sono in ritardo a leggere questo libro? Tantissimo, non ho mai nemmeno voluto vedere la serie perché ho detto prima leggo i libri. E quindi sì, non ho idea di come mi approccerò a questo libro, non ho idea di cosa ne penserò. Se mi piacerà, non mi piacerà, insomma, non lo so. Semplicemente mi sembra giusto. Mi sembra che sia arrivato il momento giusto per iniziare a leggerlo, dato che a novembre leggerò questo libro e io questo libro l'ho recuperato a dicembre dell'anno scorso. Quindi, ecco appunto, prossima lettura, Gomorra. E poi ho deciso di dedicarmi un po' alla fantascienza e di leggere l'ultimo capitolo della trilogia del Silo, ovvero Das di Hugh Away. Sapete quanto ho amato i primi due capitoli, non vedo l'ora di finire la trilogia per parlarvene perché mi ero ripromessa di fare un video su tutta la trilogia. Meraviglioso! Sono abbastanza terrorizzata da questo finale, ma spero di amarlo quanto ho amato i primi due capitoli. E poi, come forse avete intravisto, voglio leggere il primo Urania che ho acquistato, ovvero Gli invasori di Alan Lewlin. Spero si pronunci così, non ne ho idea. L'ho trovato per caso al supermercato, ho scoperto che insieme a tutti gli Harmony, nel supermercato dove vado a fare la spesa, vendono anche gli Urania, cosa che mi ha fatto molto molto contenta. Contenta perché a quanto ho capito c'entrano anche dei dinosauri e ovunque ci sono dinosauri io ci vado, citando le ortolani. Niente, insomma, queste sono le mie piccole letture che mi sono programmata per novembre. Probabilmente ne farò di più, ma per ora ho deciso di stare, diciamo, giocare al ribasso. Mi programmo 4 letture e poi se se ne aggiungono meglio. In ogni caso, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel caso, mi raccomando, lasciatemi un mi piace e fatemi sapere giù con un commento se avete letto alcuni di questi libri. Se avevate intenzione di leggerli, ovviamente ditemi che cosa ne avete pensato. Io, come sempre, vi mando un bacio enorme e ci vediamo al prossimo video. Ciao!